Ciao ragazzi, eccoci a questo secondo tutorial di OpenGL in cui prima volevo correggere due o tre cosine che mi sono accorto che avevamo problematiche. La prima cosa è che questo non era settato, questo è settato in Win32. Noi ci ricordiamo che quando abbiamo switchato da Visual Studio 2015, che per qualche ragione aveva creato un progetto di soluzione, non un progetto di Makefile, quando abbiamo creato il progetto di Makefile siamo switchati in Visual Studio 2010, ci siamo dimenticati di switchare i 64 bit, quindi semplicemente andiamo a fare new, selezioniamo per 64, che è l'opzione di default se non avete altre piattaforme installate, diciamo di copiarvi le cose. Sì, qua ce lo ha perché... Ok, adesso Configuration Manager per 64, edit, andate qua, fate... Adesso questo è perché io l'avevo già creato. Allora, quindi andate qua, fondamentalmente fate new per 64 da Win32, copiate, switchate in 64, siete a posto. L'altra cosa è che qua era scritto così prima, c'era H con la H minuscola, ci va la H maiuscola, per una cosa che faremo fra l'altro anche oggi, quindi potete andare in questo screen di qua. Ok, poi pensiamo un po', adesso vedete delle cose nuove qua. Questa è la mia libreria che sto sviluppando di OpenGL, ed è una libreria furba, perché è una libreria che è OpenGL, ma è platform independent. Perché se voi andate a includere da Windows, c'è un file che si chiama include gl.h, però questo file ha dei problemi, perché uno di tutto dipende da Windows. Però noi magari vorremmo in un giorno futuro portare la nostra applicazione in Linux e non vogliamo dover riscrivere il codice. Quindi abbiamo due cose dovremmo fare. Una la facciamo, che è questa, l'altra non la facciamo perché è un po' più complicata. Cioè sarebbe scrivere il nostro codice in una DLL, in un'altra, non nello stesso applicativo, e poi andarla a caricare. E questo potrebbe essere il platform independent se noi andiamo a sviluppare un nostro formato di file binario, che volendo si potrebbe fare, ma diventa un po' più complesso. Comunque, rimaniamo noi. Quindi ho creato questo file che non stiamo a scrivere nel tutorial, ve lo allego, perché è fondamentalmente una copia e incolla delle funzioni da Glue. No, Glue che è quella libreria che per supportare tutte le OpenGL, che però è lentissima perché è una libreria che quando linki il programma aumenta un mucchio di dimensioni, quindi non mi piaceva, e quindi ho semplicemente copiato da lì le funzioni che ho usato per adesso. Quindi ci sono tutte le funzioni di OpenGL 1.1. Sono tutte queste, tutti questi define, e poi tutte queste funzioni qui, e poi ci sono, vabbè, altre funzioni, e poi c'è una funzione che OpenGL load base function che carica tutte le funzioni base dell'OpenGL. E poi vabbè, ci sono poi qua una mia libreria che ho sviluppato, che useremo, e poi vi spiegherò pian piano cosa fa ogni funzione. Cosa fa pian piano ogni funzione? Questo deve essere gl base debug. Qualche parte l'ho chiamato così. Comunque, mi sembra che l'avessi chiamato così. Forse. Gl base debug build. Gl base debug. Ok, base debug, mettiamo uno come l'abbiamo definito qua. Ok, quindi questo file però ha bisogno di un paio di cose. Prima di tutto, io nell'altro mio progetto che l'ho creato, per ho un file di piattaforma che ha dei tipi di definizione, questa piattaforma, questo file è basato su quelli, quindi ho semplicemente detto che gli possiamo dire, se gli passiamo questo argomento, definiamo questi tipi che non sono altro che in toto, in 16, tutti quelli di tipi che sono in STD int, fondamentalmente. Fondamentalmente sono questi tipi qui. E poi c'ho assert, che non è fra altro che di referenziare un puntatore nullo, quindi fa crashare il programma, fondamentalmente. Può servire se facciamo del debug, per assicurare che delle condizioni succedano. Un define invalid code path, che semplicemente asserta una condizione, che semplicemente ci fa dire in modo più semplice per invalidare un percorso, un if per esempio. Cioè abbiamo un if che deve sempre succedere,
e nel caso contrario possiamo scrivere, invece di fare un errore, quando siamo nelle build in debug possiamo chiamare invalid code path, che non fa nient'altro che assertare questo, e asserta una stringa, non una stringa. Quindi questo è sempre un puntatore valido, un puntatore a una stringa, quindi questo ovviamente ritorna sempre a zero e quindi fa crashare il programma. Poi vabbè, ci sono dei tipi come internal, questi che sono dei tipi per definire le mie funzioni, e poi abbiamo queste due funzioni che semplicemente creano un puntatore, e lo vediamo dopo su cosa si serve. Poi abbiamo queste due cose, perché OpenGL, per ottenere le funzioni bisogna chiamare in Windows VGL getProcAddress, che se abbiamo un contesto OpenGL creato, lui ritorna tutte le funzioni dell'OpenGL maggiori dell'1.1, perché come non so se voi sapete, ma comunque forse dovrei spiegarlo, OpenGL in Windows, OpenGL è nato da un'evoluzione delle librerie che erano nate già per SGI. SGI è la stessa compagnia che ha fatto il Nintendo 64, Silicon Graphics, e aveva cercato di creare una libreria che potesse funzionare su tutti i loro computer grafici che c'erano al tempo, parliamo di fine anni 90. E quindi aveva creato questo. E OpenGL è un'evoluzione di queste librerie, però hanno poi iniziato a fare dei casini perché non è stata standardizzata per tutti. Quindi ogni venditore Nvidia, AMD creava delle sue estensioni, perché OpenGL è stato scritto in base a questo concetto di estensioni, cioè io ho una cosa base, poi posso però estendere OpenGL secondo quello che voglio, quindi creare delle funzioni che sono definite nel driver e usarle. Però questo è iniziato a esserci dei casini quando poi OpenGL, Nvidia e AMD non hanno fatto una standardizzazione delle nuove funzionalità, ma ognuno introduceva delle funzionalità e quindi è diventato un casino OpenGL. Infatti non è il massimo OpenGL per compatibilità, perché funzioni su tutte le macchine. Più semplice per compatibilità sarebbe più semplice usare DirectX. Però noi stiamo così, usiamo OpenGL per semplicità. Allora, quindi si basa su questo concetto di estensioni. Quindi abbiamo la versione base, che è quella che Windows supporta, e Windows supporta, pensate un po', siamo OpenGL 4.5, l'ultima versione. Windows supporta nativamente, quindi nella sua SDK c'è la versione 1.1. Quindi ogni volta che qualcuno vuole sviluppare cose per versioni successive alla 1.1, deve per forza usare questo concetto di estensioni. E ci sono delle librerie come Glue, appunto, che servono per quello. Glue è una libreria, un file.h che contiene tutte le definizioni. È platform independent, però c'ha molte cose che non ci servono. Quindi ho pensato di, per semplicità, creare questo. E qua ci sono tutte le funzioni che andremo a usare. Quindi tutte queste funzioni sono tutte le puntatori alle funzioni che ci sono in OpenGL 4.0, 5, perché ho anche questo qua, GL Map Buffer, Named Buffer, questa è una cosa del 4.5. Comunque, e quindi la prima cosa che faremo in questo tutorial è creeremo una finestra e inizializzeremo le estensioni, che però non è una cosa così semplice come vedremo, perché quindi L si basa anche sull'altro concetto di un contesto. Cioè tu crei un contesto e in quel contesto gli poi setti le varie versioni. Il problema è che in Windows è stato implementato con delle funzioni che anche queste sono superiori all'1.1. Quindi dovremmo fare, per poter funzionare, questa applicazione deve fare due cose. Deve creare una finestra temporanea, mostrarla all'utente, ovviamente noi la nasconderemo, quindi l'utente non la vedrà mai, ottenere i puntatori a delle funzioni, che sono fondamentalmente VGL set pixel format, VGL swap internal, create contest at proc, swap internal ext. Comunque, sono quattro funzioni, sei funzioni, due, quattro, sì, sei funzioni che devono essere ottenute da Windows prima di poter inizializzare OpenGL. Quindi è una cosa un po' più complessa di quanto sembra. Ovviamente, se uno facesse le cose furbe, avrebbe detto:
Guarda, io adesso che ho fatto Windows 10, shippo Windows con OpenGL 4.5, che poi non sarà supportato in tutte le schede grafiche, però me ne frego, io lo supporto, e poi chi è dopo se ne fotte. Però Windows delle volte è stupido, e quindi non... prima cosa che dobbiamo fare è creare una finestra. Allora, come si crea una finestra, prima di tutto? Allora, come si crea una finestra? Prima cosa, in Windows c'è questo concetto che se vogliamo creare una finestra dobbiamo chiamare due funzioni. Una funzione sarà register class AX, quindi dovremmo registrare una classe che rappresenta la nostra finestra, il nostro contesto della finestra, e poi da questo punto possiamo chiamare un'altra funzione dell'API di Windows che si chiama create Windows, Windows AX. AX è la nuova versione, si potrebbe anche usare create Windows A, che è la vecchia versione, che crea la nostra finestra, e poi dovremo far vedere la nostra finestra con show Windows. Ok, quindi queste sono le quattro funzioni. Ovviamente non possiamo usarle così, perché non è così semplice. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è creare una struttura che descrive la nostra finestra. E per fare questo, molto semplice quello che andiamo a fare, dobbiamo definire una classe, una struttura definita in Windows, che è WND class AX. Scritto ovviamente giusto, non così, class AX, e la chiamiamo WinInfo, WinClass, chiamiamola WinClass. Bisognerebbe, e la inizializziamo in questo modo, ok? In C si può inizializzare in questo modo, poi dal C++ 11, 14 in poi, da Visual Studio 2015, possiamo farlo anche così, ma non è supportato in Visual Studio 2010. Quindi questo crea una struttura vuota. Quindi la prima cosa che dobbiamo dirgli è quale stile di finestra vogliamo creare. Allora, vogliamo creare una finestra che ha che ci possiamo avere il possiamo disegnare orizzontalmente, verticalmente, e vogliamo che la finestra mantenga il contesto del DC. Il DC è una caratteristica di Windows che serve per disegnare sulla finestra, e abbiamo due possibilità. E noi useremo CS Own DC, vuol dire che ogni finestra ha il proprio DC, che è fondamentalmente un identificativo. Quindi diciamo hdraw, cs vredraw, ogni volta che l'applicazione loopa vogliamo che si ridisegni orizzontalmente e verticalmente, e che mantenga il suo DC. Questo operatorio spero che voi lo sappiate, ma non fa altro che fare un AND logico fra, un OR logico fra i due cose, in modo da avere... fa un OR logico fra 00002 e 001, quindi crea 00... Vabbè, basta, se uno prende la calcolatrice, se la mette in programmatore, spero che faccia la OND, e gli mette 0... Siamo in decimale, ovviamente, gli mette 0... No, siamo in hexadecimale, 0... 0 2 OR con 1 3, quindi è la somma, fondamentalmente somma di, e Windows poi sa che deve sommarlo con 20, 23, lo sa che poi in base a questo codice potrà fare delle cose. Prima cosa. Seconda cosa che gli dobbiamo settare è un puntatore a una funzione, che è la funzione di update della nostra... La funzione main di... La procedura main che la nostra funzione eseguirà mentre verrà avviata. La chiamiamo wn32 main winproc, che non è ancora stata creata, ovviamente. Poi bisogna di sicuro dire che winclass, bisogna dirgli, visto che ogni volta che un'applicazione viene lanciata Windows gli istanzia un'istanza, che è un handle fondamentalmente. Handle è un concetto che c'è all'interno, un h-instance. Questa istanza è un'istanza dell'applicazione, che poi
come si dice, viene ottenuta dal CRT del C, dalla runtime library, utilizzando la chiamata getModuleHandle, però in generale è un'informazione che il sistema operativo ci dà per rappresentare l'istanza corrente dell'applicazione che viene lanciata. Non chiedetemi perché non fa automaticamente queste cose Windows, ma come ho detto in numerose situazioni, poi gli dobbiamo dire, guarda, che cursore vogliamo avere, un cursore, se li mettiamo 0 non abbiamo niente, ma vogliamo caricare load cursor e dobbiamo passargli 0, cioè l'istanza corrente, e il nome del cursore, e se li chiamiamo idcr o carichiamo il cursore di default di Windows. Poi vogliamo dire qual è il background, inizializziamo con hbr background il brush, fondamentalmente, quindi questo è un hbrush, e chiamiamo getStock object, passando di black brush. Vogliamo che la finestra, se non ha niente, sia nera. Gli dobbiamo dare, vogliamo un menu nella nostra finestra? No, direi che non vogliamo nessun menu, quindi menu name lo mettiamo a 0. Però la cosa più importante di tutte, sono due, di verità, è l'LPSZ class name, il nome della classe, e questo lo chiamiamo win class. Questo è molto importante, ed è il nome che associamo a questa classe, e questo è indispensabile. Se noi non passiamo questo nome, la funzione che useremo dopo fallisce. E adesso facciamo win class, e l'ultima cosa che dobbiamo dire è quanto è grande questa struttura. Cbsize uguale a czeof, vnd class ax. Questo viene fatto perché, se vediamo la definizione di vnd class, dovremmo vedere una cosa che viene fatta da qualche parte. Comunque, ha bisogno, perché questa struttura è un'estensione di una, c'è una struttura base che si chiama vnd class a, che è la funzione più vecchia, poi è stata estesa, hanno esteso delle argomenti e hanno introdotto questo concetto di dirgli quanto è grande la mia struttura, perché si vede che ci sono, che pensavano per il futuro di doverla estendere, non sapevano bene come implementarla, quindi dobbiamo dirgli quanto è grande. No, a questo punto possiamo chiamare la funzione register class ax, che ritorna true or false, e gli passiamo un puntatore a win class. Inseriamo un puntatore a win class e ci siamo. Adesso dobbiamo creare la nostra finestra, però prima cosa che dobbiamo dire è quanto deve essere grande questa finestra. Bah, diciamo che c'è una dimensione di default in Windows, come possiamo fare S32, S32 sta per single 32, come fosse un int, io ho chiamato questo tipo S32, e non so, chiamiamo window width, e c'è questo cv default, cv use default, che è la dimensione di default che una finestra ha, che è questa cosa qua, non so quanto sia, ma non ci interessa, dire la verità. Questa è la dimensione che di default la nostra finestra ha, e possiamo anche direttamente settarla, non lo vogliamo, 1024 per quanto cavolo vogliamo. Quanto vogliamo, quanto ho messo di qua, mi dimentico sempre la risoluzione, mi dimentico sempre qual è la risoluzione che voglio. Buffer, quello lì, ma dove lo definisco? Qua sopra 1280 per 720, 720 pi, 720p. Ok, Windows Suite è un Windows Phone. Adesso possiamo creare la finestra e fare quello che vi dicevo che necessita, ovviamente lo facciamo qui dentro. Quindi la prima cosa, dobbiamo creare una finestra, quindi facciamo hvnd, che è una finestra, rappresenta la finestra, e gli diciamo che chiamiamo window e usiamo la funzione create windows ax, e adesso ci divertiamo a passarli tutti questi parametri. Allora, primo deve essere un tipo, possiamo passare, è un'applicazione OS X app window, è il default che dobbiamo passare. Poi gli dobbiamo passare il nome della classe che vogliamo
che questo abbia non è il titolo della finestra, ma è la classe in cui vogliamo, da cui vogliamo creare la nostra finestra. In questo caso è LPS class name, ovviamente. Poi gli dobbiamo passare il titolo, quindi chiamiamo YouTube. A questo punto dobbiamo dire che stile ha. Noi usiamo la finestra normale, VS Overlap Windows e VS Visible. Vogliamo che sia visibile, perché altrimenti non funziona. La posizione di default, usiamo default, use default. Il Windows Width and Height, il Width and Windows Height, un po' di parametri che non hanno senso, se la finestra è una parente di un'altra, se abbiamo un menu, dobbiamo passare di qua distanza in cui vogliamo creare, e un ultimo parametro, se vogliamo passare un parametro a questa finestra. Adesso abbiamo creato una... Quindi la prima cosa che vogliamo fare, non vogliamo mostrare questa finestra. Show CMD. Show window, sorry. Show windows, window. E qua gli diciamo swide, quindi vogliamo semplicemente nascondere la finestra. Poi possiamo chiamare una funzione che si chiama OpenGL init extension windows, che non gli piace perché non è definita. Poi possiamo a questo punto cancellare la finestra, non ci serve più, e possiamo chiamare, possiamo settare Windows a 0, e possiamo adesso caricare la seconda. Però abbiamo questa funzione che non è definita, e non è questa funzione qua, non è OpenGL load best function, è un'altra funzione. Adesso andiamo a creare questa funzione. Internal void OpenGL init extension, OpenGL init, chiamiamolo OpenGL init. HVND. Dobbiamo creare questo contesto generale. Questo contesto generale che ci servirà, no? Allora, cosa deve fare questa funzione? Deve fare un paio di cose. Adesso non me la ricordo, la vado a copiare da cosa abbiamo fatto. Perché la prima cosa che dobbiamo fare è ottenere il DC, l'HDC che avevamo. Adesso non usavo un DC, quanti minuti siamo? 23 minuti. Bene, abbiamo detto settando prima, abbiamo detto che questo ha un proprio DC e lo vogliamo ottenere. Quindi possiamo dire, lo chiamiamo Windows DC, per esempio. Lo chiamiamo come get device get DC window, semplicemente c'è una funzione e otteniamo il DC. Questa funzione è un std call, è una funzione che esiste da qualche parte da qualche parte in, credo in cdi32.lib possibilmente, o in user32, non è di sicuro in kernel32.lib. comunque, poi vogliamo creare un pixel format descriptor, un descrittore dei nostri pixel, perché vogliamo OpenGL funziona in questo modo di scambiarsi delle configurazioni e lui ritorna qual è quella migliore in base a quella che noi passiamo. Quindi vogliamo creare una configurazione di default. Noi, perché non ci interessa, questa non è la configurazione che useremo per creare il contesto. È semplicemente una cosa dummy, si dice in diverse cose in ingegneria, dummy load o così. Una cosa temporanea che ci serve semplicemente per ottenere le funzioni che abbiamo bisogno. E abbiamo anche bisogno di... Adesso possiamo chiamare setPixelFormat e gli possiamo dire setPixelFormat. SetPixelFormat. Stc, il primo. Vogliamo un formato e vogliamo scrivere quello che abbiamo, il formato di default in PixelFormat.
E adesso possiamo creare render contest, possiamo chiamare VGL create contest passandogli il nostro Windows DC e creiamo il nostro contesto. Adesso gli diciamo che vogliamo che questo contesto sia quello corrente, cioè quello usato, perché di default non lo fa, e quindi gli diciamo render contest. Render contest. Una struttura comunque, un DC. E adesso possiamo ottenere queste tre funzioni che abbiamo bisogno. Saranno queste qua, sono VGL, choose pixel format arb, che abbiamo definito in... credo in il nostro file, no? Comunque, andremo a definire. E questo semplicemente diciamo... insomma, diciamo che questo è un puntatore, una funzione. Allora, so come lo scriviamo? PFN VGL choose pixel format. Ma visto che format e li chiama VGL getProcAddress con questo nome, VGL choose. Ma fatemi una cosa più veloce, poi ve lo spiego, così non faccio errori di battitura. Facciamo queste cose qua, fondamentalmente. Avremo queste cose qua, questo sarà un funtore, quindi un qualcosa che punta a una funzione, e vogliamo convertire in questo VGL choose pixel format ARB. Sono queste funzioni che vogliamo ottenere dal driver. Il driver ha queste tre funzioni e noi useremo queste tre funzioni. A questo punto quello che dobbiamo fare è dobbiamo... risettare il contesto corrente a 0, fondamentalmente. Poi facciamo 0,0, resettiamo tutto. Vogliamo cancellare il contesto, perché non ci interessa più. Vogliamo settarlo a null. Vogliamo rilasciare il DC, perché non ci serve più. Quindi window DC, e vogliamo resettare window DC a 0. Abbiamo finito la nostra funzione. Adesso abbiamo solo bisogno di queste tre funzioni. E di nuovo, per non avere problemi di battitura, io le copio fondamentalmente. E sono queste tre funzioni qua. Quindi abbiamo fondamentalmente un tabdef bool, quindi è un tipo di definizione di tipo winapi, cioè winapi serve per dirgli come deve essere chiamato il metodo, perché in C ci sono diversi tipi di chiamare, come i parametri vengono passati alle funzioni, fondamentalmente in quali registri i parametri vengono passati alle funzioni. Ce ne sono due, c'è stdcall e cstdcall. Sono diversi, queste sono le cose che sono a livello del compilatore, però quando uno va a ottenere delle funzioni da una DLL, perché alla fine questo qua, questa VGL getProcAddress chiamerà getProcAddress. GetProcAddress è una funzione in Windows che, preso un modulo, preso una DLL, ritorna un puntatore a una funzione. E quindi ha bisogno di sapere come sono chiamate per riuscire a passare giustamente i parametri. In questo caso li passa come stdcall, sono degli standard. Poi avremo il nome, il tipo che deve essere definito, e abbiamo i parametri che dobbiamo passare. E sono simili a quelli di prima, ma non sono gli stessi. Allora, sempre un htdc, dobbiamo passargli una lista di attributi, due liste di attributi, il numero dei formati, il tipo di formati e il numero dei formati. Poi abbiamo create contest, quello che creerà il contesto. VGL swap interval proc serve per settare i 60 Hz di refresh dello schermo. E poi semplicemente creiamo tre variabili, che sono VGL choose pix, queste tre qua, e le andiamo a inizializzare. Allora, se eseguiamo sta cosa dovremmo avere solo un errore, che non è definito. Ok, bene, adesso... E io direi che poi finiamo con questo tutorial, perché poi è un po' lunghetto andare a
Quello io ho da fare, quindi non posso spendere troppo tempo qui. Mi dimentico sempre com'è, quindi fatemi vedere per evitare spiacevoli inconvenienti tecnico-tattici. Fatemi vedere. Facciamo. Ok, dobbiamo definire un'ultima funzione e la definiamo come internal error result callback. Win 32 proc, adesso l'hanno chiamata main win proc. Questa funzione cosa prende? Prende la finestra corrente, viewInt vparam, un messaggio che vorremmo processare. Param, param, un parametro, un primo parametro, no param. Fondamentalmente la parte alta o la parte bassa del parametro. E qua ritorniamo alla funzione di defproc, defWindowProc, la funzione di default, Windows, messages. Vparam. Dovrebbe compilarsi adesso sta. Madonna santa. Def Windows Pro, Destroy Windows, Show Windows, Create Windows. Oh! Interessante. Uso GDI 32 OpenGL. Vuoi vedere che non usiamo i common linker flags? Ah, sì, mi sta dicendo che non ho tutto quello che ho bisogno in questi file. Oh, GDI, canale 32. Purifier. C'è un esterno symbol, destroy windows, show windows, create windows, exe. GDI, user 32 ce l'abbiamo, kernel 32 ce l'abbiamo, questo non ci interessa, OpenGL 32 ce l'abbiamo. Perché non ti piace? Common linker flags. Non vorrei. Allora, vediamo, se togliamo questo, cosa succede? Interessante. Stupido errore del cavolo. Ok, ricordatevi, metteteci l'uguale, altrimenti non prende questo e non linka a niente, quindi ovviamente non funziona. Se si chiama l'applicazione, fa ancora nemmeno minchia. Anzi, sì, fa ancora niente. Però crea il contesto. Se adesso noi col debugger andiamo qui, andiamo col debugger, se tutto funziona, dovremmo avere queste bellissime funzioni che puntano a qualcosa adesso. Vedete? Non sono più null. Abbiamo ottenuto questi puntatori a queste funzioni, che useremo nel prossimo tutorial per creare OpenGL, perché non abbiamo ancora creato niente di OpenGL.
non abbiamo ancora creato niente in OpenGL, quindi avremo una funzione. Adesso dovremo creare un'altra finestra, magari lo facciamo, tanto per farvi vedere cosa si deve fare. Allora, ricreiamo un'altra finestra nello stesso identico modo di prima. Qui creiamo un'altra finestra nello stesso modo di prima. USB, papà. Adesso possiamo adesso controllare diverse Windows. Se ho una finestra, allora gli dovremmo dire, a questo punto possiamo chiameremo qui una funzione che si chiama win32init opengl. Questa la chiamiamo opengl init opengl win open opengl init. Questa è opengl init context. Mi piace di più questo nome, perché questo crea semplicemente solo il contesto della finestra. Adesso avremo una funzione qui, diciamo void opengl init. Questa è la funzione che useremo, che è quella che inizializza il contesto. E a questo punto, dopo aver fatto questo, cosa possiamo fare semplicemente? Possiamo dire di fare un while infinito giusto per avere una finestra, facciamo, e qui avremo un qualcosa di globale che chiamiamo global running, qualcosa di globale che chiamiamo global running through. Adesso vedete perché faccio così. E qua sopra poi possiamo avere una variabile globale, global running B32. Allora, quello che dobbiamo fare mentre in tutto questo qua, poi dovremo fare un paio di cose, ma qui possiamo handlare i messaggi che ci vengono. Possiamo chiamare win32 handle messages e semplicemente per adesso passarmi niente in questa funzione, ci servirà dopo. Internal void win handle messages, passiamo una finestra. L'unica cosa che andiamo a fare per uscire da questo loop infinito è, adesso cosa andremo a fare? Andremo a fare uno switch. Che messaggio vogliamo avere? Facciamo switch messages e abbiamo dei casi. Nel caso in cui la finestra viene distrutta, dm destroy, non facciamo altro che settare global running is equal to 0. Mi sembra tutto. Destroy, e ok, e in tutti gli altri casi l'unica cosa che andiamo a fare, non so cosa è successo, volevo semplicemente fare così, andiamo a settare result è uguale a questa cosa qui, non abbiamo ancora definito il result, ma tanto per avere una finestra, non sappiamo cosa sia, credo che sia un uh,
credo che result sia un L, ok, L result. Result uguale a 0. Ritorniamo al result. Ok, questo è un loop infinito fondamentalmente. Dovremmo poter vedere una finestra video. Che non possiamo chiudere però, perché non supportiamo tutti i messaggi. Fondamentalmente non possiamo chiudere la finestra perché non abbiamo quello. Quindi quello che dobbiamo fare è, in questo qua, dobbiamo fare semplicemente una cosa molto veloce: ottenere un messaggio e fare while pick. Vogliamo ogni volta che otteniamo un messaggio da messages 00, non vogliamo avere filtri, ma vogliamo che sia un, vogliamo rimuovere il messaggio quando l'abbiamo handlato. Vogliamo rimuoverlo. Nel caso vm quit, perché si crea sempre una parentesi in più, forse non lo vogliamo nemmeno. L'unico che qua vogliamo è, in questi casi qua, in questi tre casi qua, vogliamo avere un input. E non so perché. Mi sono dimenticato un case, ovviamente. Vogliamo switchare. Ogni volta che siamo qua vogliamo switchare qual è il messaggio che abbiamo ottenuto. Ovviamente. Sto lottando con Visual Studio, che è completamente diverso da Emacs. Quando siamo qua vogliamo handlare il nostro messaggio, e quando non handliamo niente vogliamo trasferire il messaggio. Non mi piace che mette sto spazio qua, ma lo continuo a mettere, io mi incazzo. Vogliamo translate messages, vogliamo translate, vogliamo trasferire il messaggio e fare un dispatch del messaggio. Ok, e poi. Ok, adesso. Quindi, cosa facciamo qua? Giusto per spiegare un attimo. Cosa facciamo qua? Gli diciamo, ogni volta che sei in questo while infinito, prendimi un messaggio. Che la mia finestra Windows continua a mandare messaggi a questa mia applicazione. Ho un messaggio. Ok, quale messaggio? Prendo un messaggio. Non ho nessun filtro. Non filtro nessun messaggio. Ma ogni volta che prendo un messaggio lo rimuovo da questa lista. Ogni messaggio c'ha un suo ID. E se abbiamo questi tre messaggi, mettiamo un commento qui. Mettiamo un commento qua. Qua dovremo controllare che tasto abbiamo. Ok? Quindi in uno di questi casi non facciamo niente per adesso. In caso normale, invece, in default, in tutti gli altri casi, trasferiamo il messaggio e lo dispacciamo, quindi lo eseguiamo fondamentalmente, e usciamo. Adesso, se avviamo il programma, dovremo poter non avere più il coso finito. Possiamo chiudere il nostro programma, quindi il bug che io ho sempre avuto era perché facevo questo vm quit, non dobbiamo supportarlo. Abbiamo la nostra finestra nera, ovviamente, perché l'abbiamo creata nera noi, in questo qua, quando settiamo giù questo black brush, possiamo chiamare, non so, red brush, dovrebbe esserci un white brush. Se qua lo mettiamo white, lui ce la disegna bianca. E, però mi piace più black. Ok? Quindi molto semplice, cioè non molto semplice,
qua facciamo questo. Nell'altro caso invece, nella procedura di default, cosa vogliamo? Vogliamo solo supportare due cose. Quando viene distrutta vogliamo settare global running uguale a 0. Negli altri casi vogliamo semplicemente continuare a eseguire la stessa identica operazione. Questo è necessario perché questa funzione è quella che viene chiamata per prima, e dopo che ha supportato questo, noi facciamo qua delle cose, no? In questo caso settiamo quando è distrutta global running è uguale a 0. Quando chiamiamo def windows proc, poi viene chiamata, vengono mandati questi eventi e poi arriviamo a eseguire questo codice qua. Credo dovrebbe essere così, insomma. Dovremmo prima arrivare qui, fare questo while in un altro thread probabilmente, quindi sarebbe più, ecco. No, non volevo mettere questo qua, lo volevo mettere qua, a dire la verità, il breakpoint. Suppongo, non lo so, ma dovrebbero essere fatti in due thread paralleli, però vedete, prima abbiamo questa Winmemo Pro. Prima chiamiamo questa funzione. Facciamo quello che dobbiamo fare. La eseguiamo. Andiamo. E arriviamo a questa funzione qua, alla fine. E vabbè, se la eseguiamo abbiamo la nostra finestra. Quindi, molto semplice la cosa, come si gestiscono i comandi. E all'interno di questa funzione qua possiamo handlare tutto quello che vogliamo. Dalla sskeydown, se vogliamo andare full screen, comunque tutto in questa funzione qua dovremmo fare. E questa funzione possiamo non toccarla più, non ci serve, però è necessaria per creare una finestra. Quindi così. Poi vabbè, non dobbiamo chiamare show windows perché abbiamo già detto WS visible facendo questa OR logico, quindi facendo WS visible non dobbiamo più chiamare show windows e non dobbiamo fare nient'altro fondamentalmente. Non... una cosa che dovremmo fare, ma lo faremo dopo, e all'interno di qua dobbiamo ancora chiamare, dobbiamo ancora dire OpenGL di disegnare, ma lo faremo nel prossimo tutorial. Quindi questo tutorial di quasi 50 minuti spero che sia stato utile, e abbiamo creato una finestra in default. Spero di essere stato chiaro. Se c'è qualcosa che non avete capito, di nuovo basta che scrivete un commento, io cercherò di spiegarlo e vi caricherò poi insieme a questo video questo file qui. E boh, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima!